Grazie davvero e adesso do la parola a Nicoletta Pirotta, che è della redazione di Transform, che ci dà uno sguardo femminista. Giusto, Nicoletta? Sì, cercherò anche di stringere sui tempi Grazie perché mille. ovviamente i tempi sono, come dire, scappano via. Ecco, intanto sì, sono Nicoletta Pirotta, fra l'altro ringrazio di avermi cioè, poc'anzi eletta nel direttivo dell'associazione, è un onore e spero di essere all'altezza del compito. Come è stato detto, sono un'attivista femminista. Da poco collaboro con la redazione di Transform. Il mio contributo è appunto dal punto di vista femminista, insomma, con una lettura di genere femminista. E proprio a partire da questa lettura e da questo punto di vista cercherò di impostare il mio intervento di oggi, che ovviamente restringo rispetto a quello che avevo pensato proprio per una questione di tempo. Specifico una cosa però, che il mio femminismo, siccome le correnti di pensiero femministe sono tante, il movimento femminista è un movimento composito, il femminismo a cui faccio riferimento è quello intersezionale e quello che, per dirla con Angela Davis, cerca di svelare quello che il capitalismo è. Ecco, lo dico per essere chiari, insomma, per una questione di trasparenza. Per quanto riguarda poi l'intervento di oggi, io ho pensato di centrarlo soprattutto anche per questioni di tempo su un tema centrale, che è il tema appunto della guerra, anche perché non ricordo chi lo diceva, che quando c'è una guerra è dalla guerra che bisogna partire per qualsiasi considerazione politica e anche perché, ovviamente, come veniva detto anche negli interventi precedenti, la guerra, in particolare tutte le guerre, in particolare questa che torna di nuovo nel cuore dell'Europa, serve ovviamente a, come si può dire, inserire delle dinamiche trasformative del capitalismo che ovviamente non promettono nulla di nuovo. Ricordo anche che, come ben diceva in maniera sintetica Hannah Arendt, la guerra non risolve nessun problema, semmai ridisegna i poteri. Sulla guerra volevo affrontare due questioni in particolare, la questione del militarismo e la questione del nazionalismo, perché ovviamente la guerra ha ricadute fortissime su questi due aspetti. Per quanto riguarda il materialismo, il militarismo, scusate, la guerra ha una ricaduta che da una parte è di tipo materiale. Ricordo che molti degli stati europei, fra cui l'Italia, hanno aumentato nel giro di breve tempo del 2% le spese militari, del 2% sul PIL, le spese militari del proprio paese, a danno ovviamente dei sistemi di welfare, della sanità, della scuola, eccetera. Ora, questo non è una questione di poco conto, perché sappiamo bene che questi sistemi erano già stati pesantemente ridimensionati dalle politiche neoliberiste degli anni precedenti. Fra l'altro, se interessa, ho scritto un articolo, grazie all'approfondimento che sul modello di welfare abbiamo fatto con la mia associazione femminista IFETALIA, ho scritto un articolo che ben delinea quelle che sono state le fasi trasformative in peggio, ovviamente, dei sistemi di welfare. Ora, in questo caso, l'aumento del 2% del PIL peggiora ovviamente queste condizioni a danno anche di quei soggetti di cui ci parlava anche Paola Nugnes nel suo intervento. Ma il militarismo ha anche delle ricadute simboliche che il femminismo in particolare, o il miglior femminismo, se posso dire così, ha messo in evidenza. Esso tende a rafforzare le gerarchie e gli stereotipi di genere, inteso unicamente nella sua dimensione e concezione binaria maschio-femmina, ed ecco allora che è incessantemente noi vediamo queste immagini di femmine madri che scappano con i loro figli, mentre i maschi padri vanno al fronte a difendere la patria. Ora, queste immagini incessanti, come si può dire, cioè di persone che scappano sotto i
i bombardamenti ordinati da Putin e che seguono l'invasione appunto dell'Ucraina da parte del regime di Putin, ripropongono quegli stereotipi che il femminismo ha cercato in tutti i modi di contrastare per consentire a ciascuno di essere ciò che vuole per scelta e non per destino. L'altra ricaduta fortissima ovviamente è la militarizzazione delle coscienze e è sotto gli occhi di tutti, insomma oggi non si può più ragionare e discutere sulla guerra, perché l'unica possibilità che resta è quella di schierarsi, e in questo modo sentiamo anche delle aberrazioni come quella per cui la fine della guerra può essere data solo dalla vittoria dell'Ucraina. Qualcuno già prima di me lo diceva, che invece non è altro che il proseguimento della guerra stessa. Quindi il militarismo è certamente una delle ricadute terribili della guerra e dà al suo interno un aspetto simbolico e un aspetto materiale. L'altra questione che volevo sottolineare è il nazionalismo. È il nazionalismo perché anche sul nazionalismo, come alcune intellettuali femministe hanno messo in luce, in particolare si veda Paola Rivetti, Di fronte alla guerra rivolgiamoci al femminismo, si declina questa volta in modo intersezionale, in particolare sul concetto di razza, o se preferite, perché la parola vi disturba, sulla provenienza geografica e sul colore della pelle. Infatti si veicola un immaginario per cui, che poi è anche concreto e agito concretamente, per cui alcuni profughi e alcune profughe possono essere accolte a braccia aperte, le centinaia di migliaia, anzi milioni in Polonia dei profughi ucraini, mentre altri continuano a restare sempre nei pressi della Polonia, nelle foreste dove li ha cacciati il governo polacco, che non ha voluto ovviamente far entrare nel proprio paese altri profughi che provenivano dalla Siria, dallo Yemen, dall'Afghanistan e quant'altro. Ora, questo ritorno del nazionalismo su base razziale è preoccupante, perché ovviamente introduce ulteriori elementi di preoccupazione e di inquietudine. Quello che inquieta ancora di più, poi, lo diceva già molto meglio di me ovviamente Fausto Bertinotti poc'anzi, è l'assenza di una politica con la P maiuscola. Servirebbe oggi un partito della pace a livello internazionale, non se ne vede nemmeno l'ombra. Paola Nugnes ci raccontava della pochezza del Parlamento italiano nell'affrontare queste questioni, e quindi, come dire, l'assenza di politica fa sì che le coscienze si militarizzino ancora più facilmente, ovviamente, e soprattutto che la politica non parli più il linguaggio che le è proprio, ma che sia preda della cultura militare. Che cosa induce un po' di speranza, e su questo chiudo? Il fatto che ci siano attivismi a livello di società civile molto significativi. E con un certo orgoglio, se me lo consentite, sottolineo quelli che è in particolare l'attivismo femminista. Intanto un attivismo femminista che non si è fermato nemmeno durante la pandemia, che sottolineo e ricordo ha dimostrato quanto fosse dissennato il sistema capitalista e quanto sarebbe stato necessario mettere in discussione le fondamenta, una lezione della pandemia che i governi non hanno assolutamente raccolto. Ricordo in particolare le compagne femministe polacche che durante la pandemia sono scese in piazza per contrastare il tentativo del governo di peggiorare la legge sull'aborto, fra l'altro un movimento che ha vinto, perché il governo polacco ha dovuto tornare indietro, tornare sui suoi passi riguardo a questo tentativo di peggioramento. E ancora oggi il movimento femminista, a partire dalle femministe russe ma anche da quelle ucraine, ma anche da quello italiano, sta provando a mettere in campo delle iniziative che provano a contrastare appunto le ricadute materiali e simboliche della guerra. Ieri abbiamo avuto un flash mob in molte città italiane femministe contro la guerra, contro tutte le guerre, per chiedere il cessate il fuoco, la fine dell'invasione dell'Ucraina e il
il ritorno alle trattative, e ovviamente il ritorno alle trattative, e stiamo preparando, come qualcuno di voi sa, e qualcuna di voi sa, stiamo preparando un incontro femminista europeo con tutte le compagne femministe europee con cui siamo in contatto per ragionare su possibili iniziative internazionali da mettere in campo, appunto, per provare ad ostacolare queste logiche di guerra. Grazie. Grazie mille, Nicoletta.